Nello scorso video è cominciato il mondialito con tutte le squadre della Serie A 2023. Dopo grandi gol e grandi sorprese sono rimasti in 5 a sopravvivere per la fase finale. Sassuolo, Cremonese, Milan, Bologna e Fiorentina. Chi vincerà il mondialito più grande d'Italia? E allora stiamo per scoprire il vincitore, ma prima... Come sapete, da questa stagione OneFootball è partner ufficiale della Serie A. E per celebrare l'inizio di questa stagione nel migliore dei modi, hanno organizzato un concorso pazzesco con tantissimi premi. Partecipando infatti potrete vincere la maglietta della vostra squadra di cuore, autografata dal capitano della squadra oppure da un top player. Ma cosa ancora più importante, potete vincere 2 biglietti per una partita allo stadio in casa della vostra squadra preferita. Ci sono in palio ben 18 magliette e 36 biglietti per andare allo stadio. E il bello è che partecipare è completamente gratis. Quindi ragazzi, che aspettate? Cliccate il link in descrizione per partecipare a questo fantastico concorso. E ora iniziamo con la grande finale di questo mondialito. È tutto pronto, i giocatori sono in posizione. Ricordiamo, passano i primi 4. E allora c'è il portiere migliore del mondo, ce l'abbiamo solo noi, è pronto per il rinvio. Allora si parte con questa finale. Samuel prova subito al volo. Incredibile. Passa avanti Samuel con un pale gol clamoroso. Bravo! Italia e Milan! Male così al portiere! Ma quante piotte da lato! Va, rinvia Antoine, sono rimaste subito, sono in 4 squadre. Va, il Sassuolo vuole anche riqualificarsi! Miracolo di Antoine! Miracolo di Antoine! E allora va di punta Isma! Niente Giapirino! La pace d'aria! Stop, stop, stop! Infortunio. Ah, qua stoppiamo. Bruttissima pallonata in faccia. Fermi, tutto fermo. Tutto male veramente. Aspettiamo un attimo. Eravamo lì a chiederci se chiamare l'ambulanza, ma per fortuna dopo appena 5 minuti Antoine riesce a rialzarsi e decide di andare avanti. Antoine per fortuna sta bene e va avanti. Isma vuole questo gol. Sbaglia il tocco. Palla in mezzo. Io non gioco, ragazzi. Ancora Isma, bello il dribbling su Lancioni, va Isma il mancino, che gol! Mamma mia, l'ha messa proprio lì, dove il portiere non può arrivare. E allora la Cremonese passa al turno successivo. La Cremonese, calma. Va, Lancioni ancora, bellissimo dribbling, clamoroso, il portiere non può sbagliare. Che tiro e che gol! Risulta così Mimmo Berardi. E allora... qua c'è il derby dell'Appennino, Fiorentina contro Bologna. Ma perché devo sempre rimanere io a rischiare? Antoine, uno contro uno, chi passa va e arriva tra i primi 4. Sono passati il Milan, la Cremonese, il Sassuolo. Ma Pirino, vedi anche chi si metterà. Attenzione, prova l'elastico, ma c'è il Sassuolo in mezzo. Derby dell'Appennino infuocato, va Pirino ancora, finta bellissima. E passa anche lui. Non ha più la voce. Strozzato mentre diceva. Bologna. Bene ragazzi, ecco i 4 che sono passati. Di comune accordo, dato che siamo stanchi e si sta facendo buio, ci sposteremo a Bologna domani, ma per voi sarà solo un secondo. Ci teletrasporteremo tra 3, 2, 1. Eccoci qui. Arriva. Bella città, siamo tornati a Bologna per finire questo mondialito. È l'ora della Final Four. E siccome vi siete lamentati tanto del portiere nella prima parte del video, oggi abbiamo un'aquila reale, ragazzi. Yuri, l'aquila reale. E vedrete che cosa farà, ragazzi. È fortissimo, vi piacerà. Si parte al mio 3, 2, 1, let's go. Attenzione, attenzione, attenzione. Palla al Sassuolo, ragazzi. Sassuolo contiene la palla e non si può tirare. Attenzione, attenzione. Traversone del Sassuolo. C'è per la Cremonese. Decide di cosa fare la Cremonese. Attenzione, ne smarca una Cremonese. La prova è Yuri. Vola e la para, ragazzi. Oggi non si passa. Ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo promesso. Guardate l'aquila. Ricordiamo che al vincitore sarà dato un pasto di riso con pollo da Mamma Africa. Pirino, che gol! Wow! Mamma mia! L'ha messa lui e passa! Adesso godo, perché siamo tutti stanchi e io avrò tempo per riposare. Sono morito. Ha appena sentito riso con pollo, ha tirato fuori le doti. E allora sono rimasti in 3. Vai portiere, ci sono solo 2 posti.
E qua Milan con Samuel, Sassuolo e Cremonese. Va Lancioni, vuole questo gol. Bravissimo il tiro! Subito passa anche il Sassuolo. Accede alla Final 3. E qua clamoroso Isma contro Samuel, i due milanisti, però Samuel con la maglia del Milan e Isma con la maglia Cremonese. Qua chi perde se ne va a casa. Ricordiamo, c'è stata una sfida 3 anni fa sul canale fra di loro e ha vinto Isma, ma Samuel vuole vendicarsi. Ancora Samuel, miracolo del portiere. Adesso non vi lamentate più del portiere, eh? Va Isma. Il gioco si fa molto duro. Ancora Isma! All'improvviso! E passa insieme a Pieri nei Lancioni e Samuel è fuori come il Milan. Di scena! Clamoroso! Samuel out! Devo fare i miei grandissimi complimenti a Isma. L'importante è che c'è un milanista vero in finale. Pallone d'oro resta tuo, Samu, tranquillo. E allora qua sono rimasti solo in tre. Penultimo turno, siamo rimasti solo in tre. E da notare Isma con che scarpe sta giocando. Sì, perché suo padre quelle da calcio non le vendeva. Oh! Li facciamo cominciare, forse è meglio, perché sono veramente meglio, perché qua ci siamo, portier. 3, 2, 1, let's go! E allora ancora Pierino prova lo stop. Pierino, vediamo se fa uscire il suo prime. Vediamo, Pierino prime ancora. Va avanti, colpo di tacco. Prova ad andare sul mancino, la buona! L'aveva piazzata, ma è uscita di pochissimo. Il prime sta uscendo, ragazzi. Ma si va avanti. Lotta ancora Isma. Con le scarpe riesce a stropparla benissimo. Ancora Isma. Doppio passo. Uno contro uno. Bloccato a Pierino, ma tiene il pallone. E allora filtra Isma. Va avanti. Va a provare il tiro, ma viene murato da un Sassuolo. Mamma mia. Da notare la cattiveria agonistica, ragazzi. Wow. E allora ancora bella. Va. Il tiro. Parata. Incredibile. Un miracolo da parte del portiere. Un fenomeno. Mamma mia, volevate un portiere forte. Eccolo qui Yuri, l'insuperabile. Bello rinvio. Vediamo chi la prende. Sassuolo ancora. Prova il dribbling. Murato da Pierino, che può approfittarne. Va Pierino, dribbla la Cremonese. Il Bologna va. E la c'è in finale. Proprio lui. Bologna in finale. Buona fortuna a entrambi. Che vinca il migliore. Rimangono Cremonese e Sassuolo, una sfida davvero incredibile. Grandissimo gol di Pierino contro questo portiere, non era facile. Io l'avevo detto, ragazzi, Pierino prime, l'avevo detto. Chi farà questo gol accederà in finale. Allora prepara la rincorsa. Bellissimo il dribbling. Va Simone, ancora sulla sinistra. Simone davanti al portiere. Para pure questa, non demorde il Sassuolo, che ci crede, vuole questa finale. Ebbene sì, una sfida alla pari tra Sassuolo e Cremonese. Attenzione alla palla davanti al portiere, bello lo stop e passa in finale proprio lui, il Sassuolo, ed esulta così il nostro Berardi, che elimina la Cremonese e passa direttamente in finale. Sono partiti in 20, sono rimasti in due, una coppa sola che andrà a tutto lo giocatore. Sassuolo contro Bologna, chi la porterà via? Facciamoli entrare, ragazzi, facciamoli entrare. Attenzione, attenzione. Sono arrivato fin qui per fare brutta figura e per perdere. E tu perché cazzo è venuto qua? Io non parlo, parlerò a campo. Bomba! Ok! Portellini contro Cappelletti, chi la porta via? Adesso lo scopriremo. Si può iniziare, vi ricordo che si arriva a 2 gol per vincere questo Super Mondialito. E allora portier, let's go! Siamo qui, inizia la finale. Tanto attesa, Sassuolo contro Bologna, Pierino contro Simone. Due gol. Sembrano tanti, ma in realtà sono veramente, veramente pochi. Sono pochi in confronto ai gol che ha subito Isaac alla Summer Cup. E subito prova Simone ad affondare il colpo, ma niente. Attenzione, Yuri la mette in mezzo. Vediamo chi la stoppa. Niente. Attenzione, attenzione. Aia, attenzione. Attenzione. Forse c'è un infortunio. C'è stato uno scontro. Pierino si è fatto male. Vediamo se riuscirà a rialzarsi o se sarà vittoria a tavolino per il Sassuolo. Ok, Pierino si è ripreso più o meno. Ci risiamo. Ancora palla Pierino di testa. Simone ne approfitta. Eccolo qua. Va al limite dell'area. Si sposta sulla destra. Vieni, c'è la lunga leva di Pierino che prende il pallone davanti al portiere. Non può sbagliare. Cade a terra il portiere. E c'è il gol dell'1-0 di Pierino. Sì. Mamma mia. Ancora un gol che mi separa dalla vittoria. Esatto, vi ricordiamo che bastano 2 gol per vincere questa coppa. E allora palla al Sassuolo per questa finale.
Vediamo se riuscirà a fare il gol dell'1-1 per riaccendere gli animi. Va avanti, prova il dribbling subito! Così, veloce, in fast! Pari ragazzi! La partita si mette immediatamente sul pari! 1-1 ha scatenato subito la sua rabbia, potenza. La finale si deciderà con l'ultimo gol del torneo. Questa palla potrebbe essere la palla decisiva. Vediamo ancora Pierino, prova di sinistro. Palla decisiva. Va Pierino, si libera Pierino, traversa! Clamorosa! Incredibile traversa! Wow, sta ancora tremando e allora può affondare subito il Sassuolo da fuori! Che occasione, che partita. Cosa abbiamo visto? Che finale! Ma cosa abbiamo visto? Si va avanti allora, Pierino vuole combattere, va di testa Pierino, c'è ancora Pierino, è davanti, Pierino la palla, prova il tacco, ma Simone recupera, il fiato non c'è da nessuno dei due, quindi devono chiuderla, va sempre sul destro Pierino, doppio gioco, bellissima la finta di Pierino, e la chiude lui, e vince questo Super Mundialito a 20 squadre! Sono io, l'uomo dei Mundialiti su YouTube Italia, ne abbiamo fatti 4 sul canale, ne ho 23 su 4, ragazzi! Sì! Da 20 giocatori a un solo giocatore. Leggete qua ragazzi, vi ho detto che avreste letto questo nome in finale e che alzava il trofeo. Va bene ragazzi, grazie di averci seguito fin qui. Commentate qui sotto chi vincerà la vera Serie A secondo voi, perché qui ha vinto il Bologna. Non credo che avverrà anche nella realtà, ma io nel dubbio incrocio le dita. Però in Serie A sappiamo benissimo chi vincerà il campionato quest'anno. Ed è il Milan, dai! Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Addio!